Buongiorno e benvenuti anche oggi a Voglia di Sapere. Leggeremo oggi quanto riportato nella lettera ai Romani, al capitolo 12, i versetti 14 e 15. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Empatia cristiana. Ci è capitato molte volte di vedere delle scene commoventi di un film e di non riuscire a trattenere le lacrime. E questo ci è capitato anche quando eravamo pienamente coscienti che la trama di quel film era completamente inventata. Forse conosciamo gli attori, ma molte volte non conosciamo i personaggi che interpretano, ancora di più se poi sono completamente inventati dall'autore. Ma allora perché ci si commuove al punto tale da arrivare a piangere pur non sapendo se la storia che stiamo guardando sia vera o falsa? La ragione è che l'autore è riuscito a farci immedesimare tanto in quel personaggio al punto da farci rivivere quelle scene in prima persona, come se le stessimo vivendo noi stessi. Riusciamo a sentire o a percepire le emozioni di gioia o di dolore che il personaggio del film sta trasmettendo in quel momento. La sua storia diventa la nostra storia e con essa diventano nostre le sofferenze e le gioie che quel personaggio sta vivendo. Anche se lui non è mai esistito e quella storia non è mai avvenuta. Si chiama empatia ed è quella capacità umana di immedesimarsi tanto nell'altro da riuscirne a sentire le emozioni come se fossero proprie e che fanno reagire di conseguenza. Per quanto mi riguarda, e ne sono convinto, questa è una qualità che è innata in ogni essere umano perché è una caratteristica del nostro creatore, il quale ci ha fatta sua immagine. E sono altrettanto convinto che, se ognuno di noi l'applicasse in ogni circostanza della propria vita, ci sarebbero molte meno guerre, violenze, odi e rancori. Anzi, non ce ne sarebbero affatto. Infatti, se ogni essere umano riuscisse ad essere empatico, si applicherebbe di conseguenza il gran comandamento dato dalla parola di Dio e rimarcato poi da Gesù, il quale insegna: ama il tuo prossimo come te stesso. Quando l'Apostolo Paolo, nei versetti citati all'inizio, ci dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, non ci sta certo spingendo a fingere di essere allegri con chi è felice o a piangere con chi soffre. Ci sta invece impartendo una lezione di amore per il prossimo che va al di là delle semplici parole. Ci sta cioè incitando ad immedesimarci negli altri fino al punto di riuscire a fare nostre le loro emozioni, perché solo in questo modo riusciremo davvero a comprenderli e ad essere partecipi con il loro stato d'animo. Essere empatici significa riuscire a conoscere una persona intimamente e non per quello che appare. Tutti quanti noi abbiamo senz'altro conosciuto qualcuno che esteriormente appare freddo ed insensibile, ma poi, quando si è trovato davanti a un'altra persona in una circostanza di dolore, gli avrete senz'altro visto apparire delle lacrime sul suo volto. Il dolore non era suo, ma è entrato nell'intimità con quell'altra persona e ha fatto suo quel dolore. In quel momento, probabilmente, l'ha abbracciata e l'ha stretta a sé. Ha amato quella persona. E non è forse questo che ci insegna il Signore? Non è forse questo che intendeva dire con «ama il tuo prossimo come te stesso»? Come potresti amarlo come te stesso se tu non provi le sue stesse emozioni? Perché pensi che il Signore ti ama così tanto? Perché sei bravo, bello o simpatico? O forse perché te lo meriti? No, Lui ti ama tanto perché si immedesima in te così intimamente che gioisce con te quando tu gioisci e soffre con te quando tu sei nel dolore. Le tue gioie e le tue sofferenze sono le sue gioie e le sue sofferenze. E tu che dici di amarlo, lo ami perché ti sei immedesimato intimamente in lui? Lo ami perché riesci a gioire e a soffrire con lui? Le sue gioie e le sue sofferenze sono anche le tue? Sei capace quindi di soffrire come un padre che vede morire suo figlio sulla croce? O riesce a soffrire come un figlio che muore in croce e sente suo padre che lo abbandona alla morte? Ma poi, riesce a gioire con il padre che vede suo figlio tornare in vita o come il figlio che, tornato in vita, torna tra le braccia amorevoli e sicure del padre?
Sicuramente nessuno di noi riuscirà mai ad immedesimarsi così empaticamente e intimamente col Signore da poter percepire le sue sofferenze o le sue gioie. Ma se almeno vogliamo essere oggetto della sua gioia, dopo essere stati quello della sua sofferenza, impariamo a provare empatia per il nostro prossimo e ad amarlo così come lui ci ha insegnato. È solo in questo modo che potremo amare Dio. Ameremo il Padre, nostro Creatore, ameremo suo Figlio Gesù, nostro Salvatore, e ameremo lo Spirito suo Santo, nostro Consolatore. Che Dio ci benedica.